Facciamo partire ufficialmente il 18° Weekly Reading Vlog. Oggi è festa dei lavoratori, io però stamattina ho lavorato mezza giornata e oggi pomeriggio volevo fare un bel pomeriggio di relax. A dire la verità, la mia grande intenzione era quella di andarmi a fare una camminata, visto che tutta la settimana, vuoi o non vuoi, non sono riuscita per via del tempo, per via di varie cose, a farmi una bella camminata. Volevo andarla a fare oggi, ma il tempo è troppo minaccioso. Sì, in realtà è tipo, sì, adesso sono le 4:30, è tipo dalle 2 che continuo a dire vado. Non vado, poi arriva una bella nuvolona grigia, nera, poi se ne va, quindi decido di andare, poi no, cambio idea. Quindi è proprio una giornata super indecisa. Comunque, nel frattempo ho quasi completato di editare il video vlog che voi avete visto domenica scorsa, ovvero quello prima di questo, e è venuto decisamente più lungo rispetto al penultimo, quindi sono contenta. Devo solo scegliere le musiche e bella tosta perché non so mai che musiche mettere. E cosa volevo dirvi? Volevo dirvi che ieri sera ho iniziato a guardare la serie TV Bridgerton e ho visto le prime due puntate e wow, mi ha super appassionato fin dall'inizio. Alla fine ho deciso di guardarla perché ero davvero molto curiosa. Continuava a uscirmi fuori sulla pagina di Netflix e quindi ho detto vabbè, sai che c'è, la guardo, poi se mi piace leggerò i libri. Ultimamente sto prendendo molto così le cose e devo dire che mi sta piacendo molto. Sì, ho sentito pareri discordanti, ho letto anche alcune critiche, però io devo dire che per il momento mi ha preso, mi sta coinvolgendo e quindi sono ben lieta e contenta di andare avanti. Già oggi pomeriggio, adesso appena finisco di editare, credo che mi guarderò ancora un paio di puntate. Perché appunto mi ispira molto. E come aggiornamento di lettura ho terminato il libro di Agatha Christie, mi è piaciuto davvero moltissimo. Ora a breve ne discuteremo anche nel gruppo Instagram, che vi ricordo a tutti, se volete entrare a far parte del gruppo, scrivetemi. Leggiamo ogni mese un libro di Agatha Christie e abbiamo iniziato il percorso di Poirot, quindi stiamo leggendo dietro mano di pubblicazione tutti i libri su Hercule Poirot e il prossimo dovrebbe essere Poirot e i quattro. Comunque vi lascio la locandina qui, ve lo già dico in anteprima. E se siete interessati, scrivetemi. Allora, Assassinio di Roger Ackroyd mi è piaciuto molto. Devo dire la verità che ho apprezzato moltissimo l'indagine. Agatha Christie, come ho sempre detto, ha questo immenso potere di rigirare continuamente la frettata, diciamo, ti porta a credere di aver capito qualcosa, invece poi balzano fuori nuovi scenari e quindi dobbiamo ricominciare da capo, quindi è proprio questo che a me mantiene incollata alle pagine. Devo dire però che forse è un po' sopravvalutato, nel senso che a me altri titoli sono piaciuti di più. Rimane il mio preferito 10 piccoli indiani e devo dire che non riesce ad arrivare a quel livello lì, quindi forse è un po' tanto sopravvalutato perché ne ho sentito veramente parlare come un must have, diciamo. Sì.
Ne vale la pena leggerlo, molto bello, molto interessante, molto coinvolgente. Hercule Poirot è sempre molto arguto anche nelle sue intuizioni, nelle sue anche in come parla, no? Mi piace molto. Però devo dire che altri titoli mi hanno entusiasmato di più. Per quanto riguarda invece le prossime letture, magari young adult, robe del genere, dovrei terminare di leggere Re di Anime di Della Cotton e poi vorrei, come ve ne parlavo nel Q&A, se non avete visto l'ultimo Q&A, ve lo lascio qua su nelle schede, vorrei fare una rilettura per vedere se magari riesco a sbloccarmi del tutto da questa reading slump. Quindi vorrei provare a fare una rilettura di un libro che sono sicura, avermi appassionato, essermi piaciuto moltissimo. Stavo pensando di rileggere il mio caro e amato Tentare di non amarti, oppure L'incastro imperfetto di Colleen Hoover, che so che forse mi può sbloccare. Non lo so. Detto questo, io continuo il mio pomeriggio di ozio. Sono appena arrivata a casa perché sono andata a fare le unghiette nuove da mia sorella. Le ho fatte di questo colore qui, che è tipo un verdone, neanche petrolio, ma molto bello. Poi ve le faccio vedere bene. Sono super, super contenta e soddisfatta perché è veramente bravissima e sono veramente perfette. E in questo modo riesco a durare 2 settimane perché ormai avevo le unghie troppo deboli e troppo rovinate. Questa è una soluzione veramente ottima per me. E ieri sera non ho più guardato. Ieri sera sono andata avanti a guardare altre 2 puntate di Bridgerton. Non lo so, ma mi sta piacendo sempre di più. Forse io avrei infilato meno balli perché è un ballo continuo lì, ballano di continuo, però devo dire che mi sta appassionando, mi sta coinvolgendo, mi piacciono molto i personaggi, chi più chi meno, ma devo dire che hanno un ottimo equilibrio e sono davvero a questo punto molto curiosa di leggere il primo libro, perché devo dire che sono molto curiosa di vedere come lo hanno reso appunto nel libro, perché non so se sono stati fedeli e sicuramente nel libro magari c'è qualcosa in più, quindi sono molto curiosa. E adesso invece devo andare a cucinare e oggi volevo provare a fare una ricettina un po' particolare. Non so se voi li avete mai fatti, in caso consigliatemi dei condimenti, diciamo, perché ho comprato un po' di mesi fa l'aggeggio per creare gli spaghetti di zucchine o spaghetti comunque di verdure in genere.
Ve lascio qui la foto, è davvero stra utile perché è da un sacco di tempo che volevo fare questo genere di spaghetti, diciamo, e ho trovato una ricetta che usa come condimento il salmone, la salsa di soia e a piacere lo zenzero o l'aglio. Io credo che farò soltanto salmone e salsa di soia e voglio assolutamente provarli perché mi stuzzicano davvero tantissimo. Però ho trovato davvero un sacco di ricettine con vari altri condimenti. Se voi li avete mai fatti o li avete provati, scrivetemi sotto quale secondo voi è il condimento migliore, perché un altro che mi ispirava molto era pomodorini e olive. Un'altra ancora era con una crema di formaggio, in particolare con una crema di formaggio grattugiato grana che mi ispirava moltissimo. E quindi adesso voglio provare a vedere se viene un buon risultato. Siccome ho il salmone che mi scade tra un po' di giorni, approfitto per farlo fuori. E nel pomeriggio, a dir la verità, non ho grandissimi programmi perché diluvia, piove e quindi hanno messo così tutto il giorno, quindi credo che farò un po' di cose in casa e poi se non ho cose improvvise, credo che mi continuerò a guardare Bridgerton perché ci sono un po' stanca oggi e quindi ho voglia di rilassarmi e di riposarmi. Appena finito di girare un video, ho dovuto truccarmi, sistemarmi, imbellettarmi perché stavo guardando adesso il video per lunedì. L'avevo già iniziato a tipo editare l'altro giorno e mi sono accorta ora che più di metà delle clip si sono corrotte, quindi non so in realtà come sia potuto succedere, nel senso che faccio sempre le stesse cose, la videocamera è sempre impostata nello stesso modo. Probabilmente nel trasportarle dalla chiavetta USB al computer si sono corrotte e quindi non c'è stato nessun modo di recuperarle e quindi ho dovuto praticamente registrarlo di nuovo per la mia immensa gioia. Io sinceramente non sono una che ama registrare nuovamente i video perché sono una che solitamente apprezza molto di più la prima versione. Difatti, nel video che avete visto, perché è il video l'anti-TBR book tag, si nota e si vede che alcune parti sono un po' da copione perché ho ripetuto un po' le stesse cose che avevo detto nel video originale e questa cosa non mi piace, però non sto qui a registrarlo di nuovo, anche perché secondo me verrebbe peggio ancora. Quindi ora continuo, anzi ricomincio a editare praticamente il video che appunto voi avete già visto e fatemi sapere che cosa avreste risposto voi, cioè chi è magari lo scrittore che in assoluto non leggerete mai, oppure c'è un libro che ha un grandissimo hype, amato da tutti e voi invece non lo odiate ma non lo leggerete mai, oppure c'è qualche serie di libri che avete iniziato e poi avete interrotto perché non vi piace, io ne ho un paio e ve l'ho dette nel video e quindi ora visto che sono tipo le 3:30, cerco di editare velocemente questo video, poi mi guardo qualche puntata di Bridgerton. Oggi è il 3 maggio
E sono appena arrivata a casa. Oggi è stata una giornata super impegnativa. Dovevo essere a casa tutto il giorno, infatti mi ero organizzata in un determinato modo. Poi invece alla fine ieri sera mi hanno chiamato e mi hanno avvisato che invece dovevo rientrare al lavoro perché una mia collega aveva il bimbo che stava male e quindi stamattina sono rientrata al lavoro, ho fatto un paio d'ore e poi sono andata, avevo un impegno. E finita una cosa che dovevo fare, siamo tutti quanti passati per la Mondadori e ovviamente io avevo fatto anche le stories. Allora, ultimamente sono stata molto brava, nel senso che mi è capitato di andare in libreria e di uscire a mani vuote, però oggi non so perché avevo il bisogno di gratificarmi. Non so se a voi succede mai, quando avete quel bisogno di comprare qualcosa perché credete di essere stati bravi, diciamo così, e quindi mi sono gratificata con ben 3 libri. Allora, parto col presupposto che ieri sera ho finito di guardare Bridgerton e mi è piaciuto molto. Allora, devo dire, sì, mi è piaciuto moltissimo. I primi 4 episodi sono stati forse un po' lenti perché c'erano, a mio avviso, fin troppi balli, da invece le ultime 4 episodi sono stati, secondo me, un po' più veloci, un po' più dinamici, un po' più frizzanti, anche perché entriamo nel vivo della coppia e della storia d'amore. Mi è piaciuto molto e quindi sono molto curiosa di vedere anche le prossime stagioni con i prossimi personaggi. E avendo già comprato il primo libro, quando ho visto che c'erano tutti i libri, e questo il mese di maggio esce il quinto o il sesto, adesso ho perso un po'. Comunque ho comprato gli altri 2 volumi. Questo che è Il Visconte che mi amava, sempre appunto di Julia Quinn, questo qui, e appunto parla di Anthony, che è il fratello più grande. E poi ho preso il terzo volume, La proposta di un gentiluomo, che invece parliamo di Benedict, che è invece il secondo genito. Non ho voluto prendere tutti quanti i volumi perché, a dire la verità, non avendo letto neanche il primo, non sono totalmente sicura che come storia mi possano prendere o piacere, però li vorrei comunque collezionare anche perché sono delle bellissime edizioni, mi piacciono molto. E appunto, come vi ripeto, la serie TV mi è piaciuta davvero tantissimo. Poi ho voluto strafare e ho comprato anche questa meraviglia qui, ovvero La Corte di Fiamme Argento di Sarah J. Maas con la storia di Nesta Archeron. Ho sentito un po' di opinioni discordanti, soprattutto sta copertina ha fatto scalpore perché comunque non raffigura per nulla i lineamenti di Nesta, né il colore dei capelli, né le sue espressioni facciali, né il sorriso, però devo dire che a me piace moltissimo, è veramente una bellissima, bellissima copertina e quindi ci sta. E quindi l'ho voluto prendere perché a me la trilogia era piaciuta molto, quindi sono molto curiosa di leggere anche questo. E i due di Bridgerton li ho pagati 14,50 mentre lui era sui 22 euro, mi pare. 22. Diciamo che hanno prezzi abbastanza sostenuti, però meritano, a mio avviso. E mi è arrivato anche un super mega pacco grandissimo da Shein perché avevo fatto un super mega ordine, e però non credo che a voi interessi molto guardare, anche perché ho già spacchettato e buttato tutto quanto a lavare. Magari se vi può interessare vi posso lasciare qualche foto qua e là, appunto, delle cose che ho acquistato. E niente, io adesso tra un po' vado ad allenarmi e vado a fare cena. Stasera volevo provare a fare la pasta di lenticchie con le verdure grigliate. A dire la verità, non vi ho più detto, l'altro giorno i spaghetti di zucchine erano veramente, veramente buonissimi. Secondo me è un'ottima alternativa come primo piatto e fatto sicuramente anche con altri condimenti e altri sughetti, vengono veramente ottime. E io l'ho utilizzato 3 zucchine e mi ha riempito tantissimo, quindi veramente, veramente ottimi. Stasera faccio appunto la pasta di lenticchie con verdure grigliate e vi farò sapere come sono venuti. Oggi è il 4 maggio e sono in pausa pranzo e oggi ho voglia di leggere.
Questa cosa da tantissimo tempo che non mi succede, di solito in pausa pranzo è da un mese che non ho voglia di leggere e ho preso subito la palla al balzo per mettermi qua nel letto. Ho un'oretta di tempo, quindi voglio rilassarmi leggendo. E ieri sera ho iniziato il primo della serie Bridgerton, Il Duca e io, di Julia Quinn. Racconta appunto la storia di Daphne e Simon. Ho guardato la serie TV, quindi a grandi linee io so già come va avanti la storia, come prosegue, però sono molto curiosa di scoprire se comunque nel libro ci sono delle aggiunte in più, ci sono magari sicuramente delle parti in più anche tra loro due. A me personalmente all'interno della serie TV sono piaciuti davvero moltissimo. Stavo parlando adesso con una ragazza su Instagram che appunto ha visto i libri che ho acquistato ieri, che sono il secondo e il terzo, e appunto lei mi ha scritto che li ha letti e gli sono piaciuti moltissimo e che il Visconte che mi amava è il suo preferito e che secondo lei sono ancora più belli rispetto al primo. Io appunto gli ho detto che ho visto la serie TV e lei appunto mi diceva che Daphne e Simon per lei non sono la coppia più bella, quindi sono molto curiosa di leggere anche i seguiti, soprattutto per scoprire come vanno avanti le loro storie e se magari mi fanno dei spoiler su la prima coppia, per capire un po' come prosegue anche la loro storia. E però appunto sono molto curiosa perché se lei ha detto che i seguiti sono ancora più belli, sono molto molto entusiasta. E quindi io adesso mi metto qui, buona buona, e leggo, vado un po' avanti a leggere. E il Re di Anime l'ho messo in pausa perché avevo voglia di leggere questo. Allora, ecco quello che sto facendo ora. Non che la primavera stia iniziando e quindi cambio armadio per utilizzare cose un po' più leggere perché fuori da me piove, diluvia, fa un freddo cane, però siccome oggi sono a casa ho deciso che era giunto il momento di sistemare tutto quanto il reparto, diciamo camicette estive, magliettine più leggere, sì, camicette di quelle un po' più svolazzanti, e quindi ho deciso di fare anche una bella cernita da eliminare tutto quello che non porterò più, così in settimana, se riesco, lo porto all'associazione che vi dicevo l'altra volta anche per i maglioni. E credo che come sottofondo mi metterò una serie TV che è da un po' che vorrei vedere, ovvero Emily in Paris. Era da un po' che desideravo vederla, quindi credo che mi metterò il primo o il secondo episodio di questa serie mentre sistemo l'armadio. Sono viva, sono quasi arrivata ad un buon punto, anzi sono ad un buon punto, ho quasi praticamente finito. Alla fine ho deciso di provare tutto quanto, così ero più sicura nel decidere tengo o do via. E sono molto molto contenta del risultato perché finalmente
Ho fatto un bel po' di decluttering, lo dovevo fare già l'anno scorso, poi rimando, 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 alla fine oggi mi sono imposta di farlo e ora non mi resta che finire le ultime due cosine qui e poi rimettere su tutte quante le cose. Nel mentre facevo questa clip mi è praticamente volato per terra il telefono e ho frantumato completamente il vetro. Giusto 2 o 3 settimane fa mi si era venuto via il vetro, quello da mettere sopra di protezione, e ero più che intenzionata sabato di andare a comprarne appunto uno nuovo, e il mio telefono ha ben pensato di frantumarsi per terra, per la mia immensa gioia, cioè non ci voleva proprio in questo periodo. Comunque ottimo, e niente, adesso devo andare a trovare chi mi ripara lo schermo. Anzi, a dir la verità, ho già fatto alcune ricerche nel frattempo e adesso chiamo per sapere se hanno lo schermo per appunto sostituirlo, se lo devo ordinare. Uffa, era stata così una bella mattinata, era partita così bene, ero bella, carica e vogliosa di fare e nulla, non ci voleva proprio. E vabbè, adesso vediamo appunto se trovo anche ad un buon prezzo, diciamo, o se mi conviene alla fin fine comprare il telefono nuovo. Allora, sono appena arrivata a casa dal lavoro e stamattina non vi ho neanche detto che oggi è il 5 maggio, ma è stata veramente una giornata un po' particolare. Sono stata presissima con il sistemare l'armadio e sono contenta perché ho fatto un ottimo lavoro, un'ottima cernita e quindi sono molto molto contenta, ma come vi ho già detto, appena ho finito di farvi la clip, mi è volato letteralmente il telefono per terra e per tutte le volte che è caduto, non ha mai fatto un graffio, ho praticamente rotto, come potete ben vedere, qui e ci sono tutte crepe ovunque e ogni volta che tocco praticamente mi rimangono tutte schegge sul dito e quindi ho dovuto per forza obbligatoriamente cercare un tecnico per la riparazione. Ho trovato un ragazzo carinissimo, gentilissimo, si chiama Yuri. No, riparo, una roba del genere, comunque ve lo lascio qua. È stato gentilissimo perché mi ha appunto detto che per cambiare lo schermo, il vetro, non c'era nessun problema. La Huawei però fa cambiare un pacchetto intero, nel senso che per cambiare lo schermo cambiano anche la batteria, i sensori e il microfono, e il tutto lo andrò a pagare sui 120 euro. Quando mi ha detto il preventivo ho detto, ah caspita, 120 euro non sono pochi. E infatti lì per lì ho detto, ma forse quasi quasi mi conviene anche cambiarlo direttamente. Il fatto è che non ha tantissimi anni e va benissimo, io mi trovo da Dio veramente benissimo. E in questo momento non mi ci voleva proprio perché ho un po' di spese extra. E quindi non mi ci voleva proprio una ennesima spesa, quindi alla fine ho optato per ripararlo, perché se mi cambiano comunque tutte queste cose, compresa la manodopera, 120 euro mi sembrava un buon compromesso, anche perché non riesco proprio ad utilizzarlo con lo schermo rotto, perché se era soltanto qualche crepa, vabbè, però così continuo a perdere pezzettini, no? E quindi mi hanno ordinato il pezzo perché non ce l'avevano in casa. E entro il fine settimana dovrebbe arrivare e poi in un paio d'ore dovrebbero fare il lavoro, quindi sono contenta da quel lato e anche un po' più rilassata perché sono andata un po' in panico, anche perché ovviamente non contenta, subito dopo aver rotto il telefono ho sistemato un paio di collanine che mi erano arrivate con l'ordine di Shein che vi dicevo l'altro giorno e ho praticamente preso dentro, non so come, e ho rotto un vaso di vetro dove avevo un vasetto dove all'interno avevo tutte collanine. Si è frantumato per terra pure quello e quindi ho detto no, per oggi credo di aver dato abbastanza, quindi poi mi sono fermata e sono rimasta molto male perché non me lo aspettavo. Sono andata al lavoro, fortunatamente tutto tranquillo. Quando sono arrivata a casa ho trovato questo bel pacchettone ad aspettarmi, molto pesante, però non è nessun libro, nessun vestito, nessun gadget né niente. È praticamente ho partecipato insieme a mia mamma e a mia sorella ad una iniziativa di Radio DJ. Non è sponsorizzato perché abbiamo pagato ognuno il suo pacchettino, era una quota di iscrizione di 20 euro ad una
maratona, chiamiamola, ad una corsa non competitiva che ogni anno Radio DJ organizza, se ho capito bene, in Lombardia, Milano, credo, per via del Covid. Questo è il secondo anno che invece lo organizzano in questa maniera qui. Si comprava per 20 euro un pacchetto, che è appunto questo, dovrebbe contenere la mia magliettina personalizzata, il mio pettorale, la mia medaglia e altri gadget. E il 23 maggio, dovrebbe appunto svolgersi questa, maratona di 10 o 5 km. Noi abbiamo scelto quella da 10 e nel nostro paese, dove vogliamo noi, dobbiamo appunto fare questa. Noi faremo più che altro una camminata e poi dovremmo in qualche modo riprendere, comunque documentare che abbiamo fatto questi 10 km. Ci sono tantissime applicazioni che si possono usare per questa cosa qui e poi inviarla al Radio DJ come testimonianza. Io non vedo l'ora di spacchettare perché mia mamma e mia sorella l'hanno già spacchettato, io ho sbirciato, ma volevo aprirlo insieme a voi per rendervi partecipi di questa, secondo me, molto, molto bella iniziativa. Era la prima volta, eccola qua, DJ 10, appunto perché 10 sono i 10 km che noi abbiamo scelto, Run Like a DJ. Già la sacca è molto carina e strautile perché io adoro queste sacche quando vado a fare le mie camminate perché le trovo strautili e dentro c'è un sacchissimo di tantissime cose. Facciamo che le peschiamo a caso. La prima, vabbè, la prima l'ho già vista e quindi la pesco ed è una barretta Crunchy Protein Bar Choco Banana Flavor. È una barretta proteica. Credo che questi siano tutti i gadget degli sponsor che sponsorizzano questa maratona. Poi io non lo so in realtà perché non avendo mai partecipato. La pasta Gigli dalla costa al pomodoro e spinaci, deve essere buonissima. Un bel pacco 2 piedi e mezzo di pasta e poi vediamo. Ah, il mio pettorale e appunto ho fatto scrivere Silvietta perché adesso un po' tutti mi chiamano Silvietta perché sono piccolina, minutina e quindi ho fatto. Questi sono tutti quanti gli sponsor e questo è il mio pettorale che appunto dovrò indossare 10.450 il 23 maggio esattamente, la DJ 10 e non vedo l'ora perché sarà divertentissima. Un pacchettino di mandorle, ultimamente sto adorando un sacco le mandorle di Ventura BB Fit, mandorle sgusciate ricche di vitamina E. Buonissime, non so se arrivano al 23. Qua sento una bottiglietta. Drops, San Bernardo, tè matcha al mirtillo. Allora, io non sono amante dei tè al mirtillo, dei succhi al mirtillo, ma questo. Bevanda analcolica a base di tè e succo di mirtillo. Secondo me questo potrebbe essere molto buono proprio quella giornata lì. Poi c'è la medaglia, My DJ 10, Run Like a DJ. Eccola qui, ho già vinto la medaglia ancora prima di fare i 10 km. E poi ci sono. Oh no, aspetta, aspetta, ho perso questo. Questo è un portachiavi della San Montana, carinissimo, carino, carino. Poi qua c'è un sacco di fogliettini, una sim di questa nuova Ho. Poi c'è varie Lignano Sabbiadoro, Rio Mare, vari cartoncini. Poi cosa c'è? C'è ancora qualcosa? Una lattina San Bernardo acqua minerale naturale, sorgente roccia viva naturale. Una lattina di acqua, non l'avevo mai vista, fortissima. Una lattina di acqua naturale, l'ho sempre vista nelle bottiglie, quindi. Ok, poi c'è una lattina di tonno leggero, buonissimo, della Rio Mare, che è una marca che noi a casa mangiamo sempre tantissimo. E poi dovrebbe esserci. Ah, ci sono un po' di spillette per attaccare il pettorale, poi c'è la maglietta, eccola qui. Allora, potevi sceglierla, mi pare, di due colori. Noi abbiamo scelto tutte quante fucsia, bellissima. E dietro, appunto, è personalizzata. Ho fatto scrivere Silvietta con appunto, poi c'è il numero
Bellissima, l'unica cosa è che io alla fine, non sapendo bene di che materiale fosse, ho preso una M, però sicuramente mi sarà molto 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 grande, però non importa. E, eccola qui, la magliettina, molto molto carina, e questo appunto era il kit, non vedo l'ora, speriamo tanto che sia una bella giornata, perché noi in realtà abbiamo già pensato al percorso che faremo, sarà una passeggiata un po' più veloce, ma una passeggiata, e speriamo che sia una bella giornata, così la passiamo insieme, divertendoci e facendo qualcosa di un po' più particolare, ma di bello.